Dietro ogni artista di valore, secondo me, esiste sempre un lato filosofico, un lato, diciamo, meditativo, che poi viene espresso dalle opere. Nel caso di mio padre, questo lato filosofico, era legato a una concezione, diciamo, quasi orientale, una concezione di energia più simile a quella Zen, per esempio, energia basata su due forze contrapposte. Lui la chiamava forza fredda, l'altra forza calda, quindi una forza espansiva e una forza contrattiva. Lo scontro di queste due forze naturali, porta a un equilibrio. Infatti, lui ha sempre cercato un equilibrio sia di forme che di colori all'interno delle sue opere. L'introduzione della luce nera ha aggiunto un livello ulteriore a questa sua concezione. Lo ha costretto prima ad andare a studiare i classici di teoria del colore. Ha cercato sostanzialmente delle risposte alle domande che il fenomeno esperienziale che viveva richiedevano. Le opere che mio padre riteneva più significative, credo che fossero quelle che vanno dal 74 al 76, opere di tipo strettamente geometrico, però è anche quel periodo nel quale ancora sperimentava e ancora stava cercando di realizzare una sua tavolozza e quindi di avere un controllo completo diciamo, della miscelazione di colore. Lui è stato contemporaneamente un artista del suo tempo perché il colore, la luce sono tematiche del nostro tempo, però con la mente rivolta fuori dal tempo perché l'idea è quella di mostrare delle cose che nel proprio tempo non sono, diciamo, note e conosciute. Congratulazioni con chi ha pensato a usare, a ripresentare, richiamare alla memoria l'uso della luce nera, alias luce di Hood, che noi abbiamo iniziato a usare, io personalmente negli anni, fine anni 60 appunto. Io facevo queste silhouette, anche con l'ombra, stavano in piedi sulla loro ombra. Quando ho visto queste lastre, che reattive, le luci, sono impazzita. E malgrado i costi sono riuscita a fare una bella serie di queste silhouette, le quali erano se non luce cosa. Io la luce l'ho intuita subito lavorando col vetro ed è stata poi la materia sulla quale assieme al video io mi sono fermata. Ho trovato che associando queste materie non diventava noioso e diventava stupendo il tipo di possibilità che davano i materiali. Ecco, all'opera, al pensiero. L'estetica dell'opera che tu concepisci è importante. Noi lavoriamo per fare meglio, migliorare il mondo. Non sono solo un artista, se poi mi piace di più se mi dici che sono un buon artigiano. Quando sono in fornace a Murano, quando so dirti fermo lì al vetraio, oppure adesso facciamo un altro soffio e chiudiamo. E quando sono dal fabbro e decidiamo bene come tagliare una lastra, il progetto, quello è il nostro momento vitale. E se tu non conosci le materie, non puoi progettare. L'uomo per fare arte usa la materia. E quindi la trasformazione di questa materia diventa lo spirituale, diventa il pensiero, diventa l'opera. E io, usando le materie immateriali, che sono la luce, il video, lo schermo, il baluginio effimero dello schermo e la trasparenza del vetro, riesco secondo me a mantenere leggera l'opera, anche se il pensiero dentro può essere pesante e molto, a volte, molto concettuale. Arte come continua reinvenzione del proprio essere nel mondo. Questo è il punto dell'essere artista. Un artista è artista quando gli succede questo. E quando gli succede questo, non esiste più l'età anagrafica. Io ho 3.017 anni.
Allora, la mia femmina antica, che tipica 3.000 anni, il mio puer, che vuole scoprire il futuro, ha 17 anni. Il mio passato sono le radici di me, e quindi nelle radici di me c'è tutto quello che nel passato è esistito, quindi anche l'astrologia, la cabala, però io sono centrata nel presente e sto correndo verso il mio futuro. Ho riflettuto molto negli ultimi tempi su come si crea il destino di una persona. Una grande differenza la fa la via spirituale, perché essere artisti è pericoloso, perché essere artisti è faticoso. E difatti io dico che appartengo come tipologia d'artista al tormento e l'estasi, che è il titolo di un bellissimo libro di Irving Stone su Michelangelo, perché io lotto col quadro e questa lotta è anche la lotta per permettere al nuovo di accadere. Ed è un po' come lasciarsi andare in un rapporto d'amore. È molto erotica la mia relazione con l'arte. Artisti si diventa, c'è il nucleo originario che ti fa, che è come dice Hillman, il destino, ma poi si diventa con la pratica costante. Quando sono andata a trovare Guttuso in studio a Roma, quando ho abitato a Roma, gli ho chiesto cosa devo fare per diventare una vera artista. E lui ha detto lavorare tutti i giorni 8 ore. Ho sempre amato la natura, mi è piaciuta la roccia, mi piacevano le sabbie, ne ho fatto raccolte e anche poi successivamente delle opere. Mi piaceva la chimica, per cui i trattamenti dei materiali, dei metalli. È come se fosse un'alchimia, un ricordo di chissà quale epoca. Tant'è che lo spazio-tempo mi riguarda anche poco. Non riesco a vederlo in maniera lineare, così come lo presentano sui libri. Lo sento sempre ciclico, è circadiano. Questo torna nei miei lavori, torna perché c'è un'assenza di contemporaneità, se vogliamo, dal punto di vista delle forme, però si avverte anche il futuro con l'utilizzo di tecnologie come Arduino, l'elettronica, certo tipo di frequenze delle luci. Queste luci che vanno a incidere sui materiali fotosensibili che adopero, sia nella pittura che anche sulle sculture. Mi sento un amante del colore e della forma e soprattutto quando questi possono essere in trasformazione. Quando ci troviamo di fronte a dei colori che variano, andiamo a toccare tutto il ventaglio dei nostri aspetti, diurni e notturni, quindi anche onirici. Tutto lo posso collegare a forme che hanno a che vedere con degli archetipi, quindi a dei fossili, a delle armi, a degli organi. Nella stessa opera io posso vederne un aspetto visto al microscopio, ma contemporaneamente le stesse forme, viste da una certa lontananza e quando assumono una certa luminosità, diventano un cosmo. È un concetto rinascimentale dove l'uomo si vede come media proporzionale tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, un po' come se qualcuno al di là dell'opera ci chiamasse e ci dicesse da che parte vuoi venire, in quale dimensione ti vuoi trovare. Il mio lavoro è forme irregolari legate alla teoria del caos ordinato, che quel tipo di geometria legata al concetto di frattale e quindi di analisi di tutti i fenomeni irregolari presenti in natura. Sono sempre stato attratto dalla luce, ho sempre avuto questo rapporto conflittuale con la materia. La luce è una forma di materia intangibile, che però ha anche lei una sua presenza fisica. Quindi rimango all'interno della scultura, anche quando non c'è più una materia fisica da toccare. La definizione di light art è una forma di arte in cui il mezzo coincide con il fine. Nel mio caso io non sono d'accordo.
forse questa definizione mi sta un po' stretta, perché una luce che parla di luce, se il mio strumento è il mio fine, io non avrei più nulla da dire. Duchamp diceva: no, non ci sono risposte perché non ci sono domande. In realtà le domande ci sono, almeno nel mio lavoro vogliono esserci delle domande. A partire dal 2006 ho affiancato a un lavoro di taglio cosmologico, scientifico, un lavoro di analisi sociale. Nell'ambito della mostra Backlight ho portato un'installazione di disegni su carta nera in cui ho dipinto con vernice luminescente una mia interpretazione della striscia di Gaza vista dall'alto di notte. In questo caso si è andata a sovrapporre la mia tematica spazialista e cosmologica a un tema sociale e politico, quello di questo territorio tormentato da tantissimi anni. Il mio primo mondo era quello pittorico, il secondo è stato quello architettonico, cioè la scenografia in fondo è comunque una sorta di architettura. Diciamo che ha avuto un forte impatto l'architettura di Ortigia, cioè i luoghi della mia città, i luoghi storici della mia città. Spesso mi soffermavo, non so, in particolari momenti della giornata, un effetto di luce, un effetto di ombra oppure la luce che valorizza un elemento, poi metti dentro la tua memoria, li rielabori e poi li trasformi in un tuo lavoro. È un percorso di ricerca che si collega sia al mondo figurativo, pittorico, ma sia anche al mondo della teatralità. La geometria, l'essenzialità, proprio le linee pulite essenziali, prospettiche. Ecco, questo è un po' l'elemento che connota il mio lavoro. Cioè lo spazio, la luce e l'elemento scenografico che non è mai invasivo, ma è semplicemente funzionale a determinate situazioni sceniche. Nel lavoro che presento qui alla mostra c'è questa proprio pulizia, questa dimensione architettonica e prospettica. Io ho preferito realizzare un'opera in cui la luce fosse più, come dire, disegnata e in cui l'effetto luminoso fosse comunque anche valorizzato, perché, come succederà in questa opera, con la luce di Wood improvvisamente questa architettura quasi acquista una dimensione tridimensionale. Posizionarsi al centro dell'opera e lasciarsi come e andare in una sorta di viaggio onirico, no? Dove uno può immaginare dentro questo spazio cosa trovare e cosa può apparire. Si può dire che io ho passato tutte le correnti dell'arte contemporanea, perché ho iniziato con i primi paesaggi, impressionisti, diciamo. Ho fatto una serie espressionista, ho fatto una serie astratta, sono arrivato all'action painting come sperimentazione, quando per caso è nata questa fusione tra le incisioni, che sono il primo registro di queste opere, e il fondo invece, cromatico. La figurazione però chiaramente non poteva essere ripresa dalla realtà. Se il linguaggio si può evolvere attraverso un ready made, noi possiamo acquisire un linguaggio personale che non ha più nulla a che fare con la realtà conosciuta, diventa una realtà puramente artistica. Ciò che supera la nostra esistenza sono gli oggetti, perché gli oggetti hanno un potenziale molto più lungo di esistenza. L'istinto è stato quello di appropriarsene disegnandoli. Nel momento in cui li ho disegnati, il disegno diventava un elemento leggero per poterne acquisire le caratteristiche. Questo ha portato a una libertà sempre maggiore, cioè se l'evoluzione della ricerca ti permette di entrare in un mondo personale e soggettivo, non hai più i vincoli con il mondo dell'arte storicizzato. E quindi, il ready made è servito come passaggio, non come meta finale. La parte che mi ha liberato dal
dalla fatica, in un certo senso, di imitare la realtà, e quindi nel mio caso il ready made, cioè l'oggetto che era già stato composto, e l'incisione. L'acido corrode la lastra di rame o di zinco che sia, in modo da ottenere quella similitudine con l'oggetto vissuto che ha i suoi segni all'interno. Il linguaggio da una parte della ricerca segnica, la ricerca concettuale, l'astrazione della forma, si fondono assieme in queste opere attraverso un nuovo linguaggio che è quello dell'arte fluorescente. Quindi la fluorescenza ha permesso di andare oltre la figurazione tradizionale. Il viaggio è quello che ispira quotidianamente il mio fare. Mi soffermo tantissimo ad osservare il mutamento del paesaggio. Mi colpisce un colore, mi colpisce una forma, mi colpisce un cielo, soprattutto i cieli, un'immersione nel blu. E tantissimi dei miei paesaggi, delle mie opere sono totalmente blu. Per la teoria di Itten il blu è un colore freddo, ma per l'emozione personale di ognuno di noi potrebbe anche non essere freddo. Io di solito nel blu mescolo il rosso. L'abbinamento del colore è spontaneo. I miei colori mi rappresentano nelle mie diverse fasi di vita. Se mi guardo all'indietro, utilizzavo molto le terre, i colori caldi, i marroni, inserendoci dei gialli, degli arancioni e dei verdi. Poi questo tipo di ricerca, questo tipo di tavolozza è andata scomparendo. Ho avuto la necessità di cambiare la tecnica, di non avere più il colore corposo e spesso, ma la mia ricerca è andata sempre più verso la trasparenza. L'opera che sto preparando ora per la mostra Black Light è un'opera anch'essa specifica, di grande dimensione, realizzata su tela. Il messaggio che io voglio dare attraverso quest'opera è un'emozione molto forte che io ho vissuto pochi mesi fa in un paesaggio a me molto caro, le Marche. Ho vissuto la scossa trovandomi su quel territorio, l'ho sentita, mi è entrata nelle vene, nel sangue, nel cuore, nel cervello. Quindi ho pensato di rappresentare un paesaggio con i colori che vivo oggi, con quella che io sono oggi. Inizierei a raccontare, sì, qualcosa che possa appartenere a questo elemento essenziale, a questo elemento complesso, a questo elemento particolare che si chiama farfalla, questo insetto che ha una durata brevissima, inizia come un piccolo vermiciattolo e poi si evolve con le sue magiche ali e poi muore e poi rinasce. Quindi questo senso di morte e rinascita, quasi di resurrezione, è l'elemento forte di questo mio concetto. La farfalla è un elemento quasi salvifico, cioè di speranza. Io cerco di, nella mia ricerca, di rendere possibile più cose. Parto dalla progettazione. La progettazione è fatta di segni, questi segni che diventano forma, questa forma che diventa volume, questo volume che diventa contenitore di pensiero, ma anche aspetto materico, formale. E in questo caso cerco, attraverso la luce, di dargli corpo. Ecco, per esempio, la luce per me nasce dall'opera del Caravaggio, cioè una luce così profonda, così misterica, così bella, eclatante, ecco, direi completa, è uno dei segnali forti della mia ricerca. L'opera d'arte è la sommatoria, secondo me, di tanti saperi. Questi saperi possono essere di carattere umanistico e scientifico. L'opera d'arte deve essere immediata, sintetica, essenziale,
non può essere un racconto, una narrazione, non può essere prosa, deve essere poesia, codice, immediato, in modo tale che la lettura non solo sia chiara, ma addirittura universale. La cosa che mi interessa molto è attualmente quella, cioè, di fare sempre comunque, cioè, ricerca, no? Di essere libero, cioè di sperimentare, perché ho questa caratteristica, cioè di lavorare poi dopo a mano, no? Cioè di fare le cose manuali, e comunque mi piace modellare le cose. Il marmo nella storia dell'arte gioca un ruolo, cioè, fondamentale, no? Importante. Mi affascina molto, cioè, guardarlo, no? E quindi ce lo tratto molto con rispetto, anche perché è vero che è un materiale pesante, cioè un materiale duro, però allo stesso tempo è anche, cioè, un materiale molto fragile, no? Lavorando poi anche sugli scarti, cioè, di produzione, secondo me è una cosa comunque interessante, perché dallo scarto poi dopo creo sempre delle sculture o delle installazioni. Con il tempo, con il passare del tempo, si è sviluppata questa tecnica, questa scelta, no? Che non è lavorare solo sulla luce, ma è anche lavorare sul buio, no? In qualche modo è lavorare, è un po' come lavorare, diciamo, con il giorno e la notte. È un po', cioè, come, cioè, lavorare con lo yin e lo yang, no? Perché sono cose, diciamo, temi, cioè, che mi affascinano molto, perché faccio anche arti marziali, kung fu, e mi piace molto, cioè, la cultura, cioè, orientale. L'arte marziale, no, un'arte, l'arte della guerra, ma è anche l'arte, cioè, di muovere il corpo con la forza, no? Ovviamente invece l'arte più è un muovere sì il corpo, ma anche muovere, cioè, anche la mente, no? Nel mio lavoro utilizzo la luce che incontra il tessuto. Sono tutte e due realtà fisiche, ma una è immateriale e una è materiale. Mi è venuto spontaneo cercare questa immagine che altrimenti non potrebbe esistere, cioè nell'incontro di queste due realtà opposte. Probabilmente viene da un mio vissuto personale. Da studente di medicina ho avuto la fortuna di conoscere la teoria della nascita del professor Massimo Fagioli, in cui dice che basta un solo fotone che incontra alla nascita il fondo dell'occhio per scatenare delle reazioni che attiveranno il pensiero umano, un pensiero per immagini alla nascita. Da lì forse appunto mi è venuto spontaneo trasferire questa ricerca scientifica nella mia ricerca artistica, come forse nell'opera che espongo adesso qui in questa mostra e che si intitola Danzando verso l'alba. Con la luce di Wood esce fuori questa forma fatta di linee che si muovono, sembra come per la magia pittorica, appunto, verso l'alba, perché la luce di Wood è una luce notturna, una luce che non è chiara, forte, come è magari se pensiamo alla luce razionale del pensiero illuminista. Ecco, la mia ricerca concettualmente va su questo verso, cioè ad una critica al pensiero illuminista. La pittura, la poesia, la composizione di immagine richiede una linea di forza che a volte non si può per forza spiegare razionalmente. Colloco il mio lavoro nell'ambito dell'arte concettuale, nella misura in cui considero il concetto, l'idea, come l'aspetto più importante del mio lavoro. Mi interessa esaminare la condizione umana. Considero i miei lavori dei ritratti dell'umanità, degli autoritratti di ciascuno di noi. Spesso faccio uso del linguaggio. Mi interessa la parola nell'arte visiva perché nell'arte visiva la parola diventa inevitabile
È una parola con cui è necessario fare i conti nell'istante stesso del suo imporsi in attesa alla vista. La luce è ciò che ci consente di vedere. Uso la luce per potenziare i miei messaggi e come metafora di conoscenza, la luce della ragione. Il lavoro che presento in mostra e che ho ideato appositamente per questa splendida cornice della Rocca al Bornoz consiste essenzialmente nell'illuminarsi e nello scomparire alla vista della frase The Lightness of Being. Rispetto alla più celebre The Unbearable Lightness of Being, l'insostenibile leggerezza dell'essere, la mia frase perde l'aggettivo insostenibile. In questo modo essa diventa ambivalente, potendo significare tanto la leggerezza dell'essere quanto la lucentezza, la luminosità dell'essere. Mi avvalgo di questa ambivalenza per parlare della caducità dell'essere che noi siamo, ma anche del suo assoluto opporsi al non essere, della nostra evanescente permanenza, ma anche della nostra vivida luminosità. Ho ambientato il mio lavoro in un camino per parlare anche di speranza, perché la luce che colora il buio è anche la speranza che accende un focolare spento.